tavola con gusto e salute. Associare la buona cucina al benessere è possibile e lo insegnano lo chef Gianfranco Vissani e la nutrizionista Serena Missori. Nel video format Il gusto è salute, i due esperti si cimentano ai fornelli per elaborare ricette sane ma anche gustose. Primi destinatari del messaggio sono i medici, che spesso trascurano l'aspetto dell'alimentazione dei propri pazienti e che attraverso questo corso possono imparare a proporre modi alternativi di fare la spesa, di cucinare e di combinare gli ingredienti. Si deve coniugare cucina, benessere, gusto e salute, questo è fondamentale, soprattutto in un momento in cui tante patologie sono legate all'alimentazione scorretta. È fondamentale insegnare alle persone a mangiare nel modo corretto, con gusto. Anche il medico stesso deve imparare a proporre ai propri pazienti un modo alternativo di fare la spesa, di cucinare, di combinare gli ingredienti, affinché sia conservato il gusto nel mangiare, ma sia anche conservata la salute. Credo si debba proprio insegnare agli operatori sanitari a mettere le mani in pasta, perché troppo spesso i medici, ad esempio, si limitano a dire non mangiare questo, non mangiare quello, questi sono gli alimenti consentiti. Poi il paziente torna a casa e non sa come mettere insieme gli alimenti consentiti e magari si ritrova a mangiare sempre le stesse cose, si annoia, per poi tornare alle vecchie e cattive abitudini. Quindi in primis i medici devono imparare a suggerire delle ricette sane, delle ricette gustose, anche magari seguendo dei corsi in cui si impara effettivamente a cucinare nel modo corretto. Però penso che in Italia sia il problema dell'individualismo che è la cosa peggiore. Tutti siamo arrivati, nessuno è arrivato. Nessuno ha mai studiato gli ingredienti a fondo. Dovrebbero capire dove va a finire lo sviluppo del pomodoro, della buccia del pomodoro, dei ceci, della buccia dei ceci, perché sono tutti componenti che possono risultare malati. Oggi i prodotti non sono più quelli di 50 anni fa, sono cambiati. Cambiati e fanno male, sono aumentati i ciliegi, guarda i ciliegi, se controllano più.